Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 839esima puntata di Eurotruck Simulator 2. Allora ragazzi, siamo qui col solito 560 Tony Road Transport. Come avete visto poi c'è stato anche uno speed track dove sono arrivato fino praticamente, non qui in questo esatto posto, ma comunque sulle isole fa quella fare lì. E niente, ho trovato un carico che mi ha portato fino a Ray. Oggi non ci sono nomi impronunciabili, abbiate pazienza. E adesso ne ho trovato un altro che mi porta fino da Stavanger. Quindi dovremmo fare la tratta per non fare chilometri inutilmente. Dovremmo fare qua. Non credo mi ci porti direttamente. Quindi in teoria qua Bergen, perché questo non ti porta direttamente a Stavanger. Come vedete, da Stavanger bisognerebbe arrivare qui, da qui tornare su. Quindi facciamo anche questa stradina che a me piace abbastanza. Ne approfittiamo. Ok. E vediamo un pochettino che rimorchio prendere, perché per fare una parte ho dovuto prendere un rimorchio bianco, perché non c'era. C'erano gli Echeri, c'erano i VAC, ma non c'erano gli NTM. E sarebbe il rimorchio che serve a me, l'NTM. Ora qua bisognerà quasi fermarsene. Di qui non arriva nessuno, di qui vado. Al pelo. Vedete qual è la cosa brutta? Quando il cambio automatico non sai mai come fidarti. Perché lì ho cercato di accelerare e c'era qualche cambio in corso. Non so bene che cosa, ma c'era qualche cambio in corso. Di marcia, e quindi tipo mi è rimasto un attimo il camion. Ecco, vedete anche qua non mi sa che non ci sono vedete, non ci sono gli NTM, ci sono VAC, SDS, ce n'è 350.000, una cosa decente, un rimorchio bianco, questo qua tipo no, ah no, Lambert Kogel. Sentiamo un Shireao. Che differenza fa tra tutti questi? Boh, prendo questo io. Non mi sembra di vedere nulla di differenza. Per cui ne prendo uno a caso. Sì, lo so, non si prende con la dita, ma abbiate pazienza. Tra l'altro mi prendo l'affare, me lo appoggio qua. Intanto che collego i rimorchi, ragazzi, muto un attimo il microfono. Ok, ecco fatto. Allora, nostra è questo qua. Perfetto. Mettiamoci sotto. Io potevo anche fare il camion a rimorchio, di Tonerud, però non mi convinceva il fatto che, come tutto, 180 km, carrello lo passiamo. Non mi convinceva il fatto che era molto pesante, lo sapete che sono pesantissimi i camion a rimorchio qua. E quindi mi avrebbe dato un po' fastidio quello. Togliamo la freccia, sennò questo. Tanto che stupido uguale. Quello si ferma lì bene. L'autobus cosa fa? L'autobus pensavo si prendesse quello. Perfetto. Che bel rimorchietto però. So che non è in match col camion, però. Che schifo! Il camion è ribassato e il rimorchio no. Il rimorchio sembra addirittura rialzato. Spese di tutt'altro, quindi. Va a sapere. E quindi volevo fare l'Islanda, ma torniamo indietro. Per cui ragazzi. Allora, due news. Penso che la 1.32 sia addirittura di uscita. Massimo ancora qualche settimana, secondo me poi comincerà a uscire la beta. E la promozione 1.31, ciao. La promozione 1.30. No, 2.30. Che ti raggiungi i Balcani, la Grecia. Balcani.
Io confondo sempre Balcani e tipo penisola balcanica e penisola iberica. Iberica è la Spagna. Balcani sono lì. Se non ho detto cavolate. Ora, a me piacerebbe anche fare un po' di gasolio, però non ho voglia di fermarmi qua. E lo facciamo poi da qualche altra parte in Norvegia, allora. Perché non so se ci arriviamo. Qui segna... segna che ce n'è tantissimo, però lo sapete che uno Scania vuoto può passare dal bere niente al bere di tutto. No, non volevo far fare sul motore. Beh, ora sì. Effettivamente, se guardiamo, siamo a 41 litri ogni 100 km. Avevo fatto delle strade che non so neanche io. Per dire il vero, ho fatto anche qualche autostrada, per cui non proprio. Ah, comunque, ho notato che devono aver cambiato qualcosa, perché vi faccio vedere. Se vai un pelo sulla neve, cioè, guardate, proprio il cambio non gira più zero. Prima non me la ricordavo sta cosa. Cioè, non ha, ha zero di trazione. E devono averlo cambiato da poco, perché io non me la ricordavo. E adesso poi vi faccio anche vedere una cosa che un momento facevo. Questo qui è degli anni che fermo. Cosa ha fatto quello? Anche vedere una cosa che momento facevo un mega extra super disastro quando sono arrivato qua. Che prima c'era un pezzo di strada qua sopra che c'è tipo la texture della neve, del ghiaccio, però non si scivolava, almeno io non ho mai visto scivolare il camion. Sono arrivato lì, porca miseria, se non faceva più niente, non girava, non frenava. Faceva bene che non arrivava nessuno dall'altra corsia. Qui mi sta provando a superare da un mese, che c'è riuscito. Ah, già, ecco, vedete questa texture qua. Vedete come è già partito un po' il camion lì. Qua non sembrerebbe partire. Però vi assicuro che... guardate. Vi assicuro che non è come sembra. Cioè il camion parte qua. State attenti, nel senso, devono averlo cambiato per uno degli ultimi aggiornamenti della promossa, dato che un po' di contenuti, dato che io non ricordavo questa cosa e che in Islanda non ci vedo, vengo da una vita, perché vedete ci vuole un attimo farlo partire, perché no, se andiamo, mettiamo tipo una ruota sulla neve, alla fine ora ci vogliono tutte e due, non lo so. Comunque andate piano sulla neve. Non fate come io che sto andando forte. E soprattutto non usate il retarder per la motore, perché sono pericolosi. Usate i freni normali. Ora voglio vedere se succede qualcosa effettivamente se uso il retarder. Qua se mi curva in discesa in realtà non potrebbe non partire. Nel gioco non succede assolutamente niente. In realtà se usi... fai una cosa del genere in un contesto simile con 180 quintali che ti spingono dietro, va bene, abbiamo due assi dietro che lo rende ancora più difficile che parta il camion, però tutta questa forza frenante solo alla motrice potrebbe far appunto farvi perdere trazione al posteriore e con conseguente spinta del semirimorchio contro il guardrail, perché lui spinge. Perché a quel punto avete solo un asse che frena, diciamo. E tutto il peso del rimorchio tende a spingere. È come, diciamo, avere, non avere i freni sul rimorchio e averli solo sul camion. Ma neanche su tutto il camion, su un asse del camion. È pericolosissimo. Ecco, questa curva qua, che mi sembra inizi qui, la... vedete? Ecco, non mi sono appoggiato sul guardrail, mi sono appoggiato sulla neve. Ma avete visto come è partito? Pericoloso, allora non è tutto, è quei due pezzettini lì che hanno questa cosa. Aspetta, deve messo in freno motore. Facciamolo manualmente perché non voglio il motore a 16 milioni di giri. Non c'è bisogno di scrivere. Che altra colpa mia è che ho messo in automatico prima di togliere il retarder.
Quanti chilometri? Vabbè, ora guardarlo un po' inutile. Dobbiamo prendere qui, uscire e rientrare sul traghetto. Che noia. Ci vorrebbe un traghetto unico. Risparmieremo un sacco di tempo. Stavo guardando quanto stavo registrando e sono andato dritto. Sono arrivato un po' forte, ma tanto so che nessuno possa farlo così. Io tra l'altro ho un timing proprio. Ogni volta che tolgo il retarder, lui, cioè lo tolgo subito dopo che lui scala un'altra marcia. E poi quindi lo faccio ricambiare, un casino. Ok, tipo adesso mi sono le DC subito prima che scala, subito dopo che scalasse. Per niente al mondo no. Se non credo uscirà la promozione per l'1.32 beta. Se uscirà la promozione sì. Bisogna vedere i rimorchi se hanno bisogno di qualche altro fix, qualcosa. Ora che stavano uscendo tutti i rimorchi belli. Cioè io mi voglio. No, non mi voglio immaginare. Allora, abbiamo detto che dobbiamo prendere questo. Non mi voglio immaginare i rimorchi di cast. Cosa possono avere? Cioè, boh, secondo me avranno 3 miliardi di customizzazioni. E finalmente non avremo più lo shop invaso da tantissimi rimorchi uguali che cambia tipo una cosa, un'altra, piccoline. Potremmo modificarcele tipo dal nostro garage. E via. Eccoci arrivati dopo quante? 15 ore, non 45. 45 via, come quello. Se faccio invio. Vabbè, devo fare invio, aspetta, allora che rispiego il cane. Pensavo di dover uscire e rientrare. Bergen dobbiamo andare, vero? Sì. Bergen Torsham. Torsham. Insomma, quella fare lì. Quella città norvegese. Bergen, in teoria, al mattino c'è un gioco di luci molto bello. Da quello che ne so. Ah, ecco, Bergen è questa qua. Cioè, io mi ricordo più o meno il posto, non mi ricordo, non riuscivo a associare il nome alle strade che ci sono. Ora che ho capito ricordo tutto bene. Probabilmente riuscirei anche a fare ormai queste strade senza il navigatore, le conosco a memoria. Però vabbè. Proviamo a non guardarlo, a vedere se me le ricordo lo stesso. Cioè io lo tengo lì di figura, cioè lo metto così, se mi serve lo zoom così. Non mi serve a niente vederlo perché non riesco a vedere se la strada è a destra o a sinistra. Piano, il camion si imbarca un pochetto. Mi sembra che poi sulla sinistra ci sia tipo un concessionario DAF, cioè tutta la città tipo su un quadrato a sinistra. E devo andare a destra invece. Così è un po' meglio. Guardate che non passino di macchine, se dobbiamo spegnerle, una noia. Il problema è che senza il GPS non vedo le curve, la strada provo a memoria, non me la ricordo. Ora però non voglio usare il navigatore, perché qua hanno messo due strade. Prima ce n'era solo una, che mi sembra una passasse sotto un ponte, no? A quanto pare mi sbaglio con un altro posto. Mi sembrava che una passasse sotto il ponte. L'area di servizio sulla destra. Ah no, vedete? Sì, ho preso la multa, paziente. Abbiamo un sacco di soldi. Ho già estinto tutti i debiti e abbiamo 308.000 euro. Cominciamo ad essere troppo ricchi. Perché mi si è buggato una settimana, ho dovuto mandare avanti. Questo è cambiato dalla. Perché prima avevo la mod, era la RGM add-on per mods, che era realistica per quanto riguarda Bergen e un altro posto, appunto Stavanger sarà, e non è più uscita per la 1.31 se non erro, ora poi ci guarderò, a parte che tra poco c'è una nuova versione, un po' inutile, e quindi per quello forse non la conoscevo, cioè ero convinto ci fosse un'area di servizi con un sottopasso, ma forse
Forse mi confondo con Stavanger. Io ero convinto di essere su Stavanger. Ero convinto di essere. No, ma neanche Stavanger. Con cosa mi confondo io? Se vuoi sapere. Secondo me è con Bergen. Con l'altro Bergen, diciamo. Con Christiansen. No, neanche. È con Bergen. Sicuro. O qua. Potrebbe anche essere qua, che una volta ci può essere una fa. Non lo so, non lo so. Una mod che mi rivedeva un po' la Norvegia, grosso modo, e ora che non ce l'ho più probabilmente era qui. Quindi il navigatore usiamolo, perché queste zone da tanto che non le faccio, probabilmente da quando avevo la mod. E così tanto discesa. Sì. Più di 5 km orari siamo aumentati in questa discesa. Mica poco, è ancora la discesa. Pensavo gli zincoli fossero tutti grosso modo in pianura. Forse qui inizia un po' di salita adesso, quindi schiacciamo l'accelerato, a parte che siamo già a 90. Mi schiaccio l'acceleratore, mi tengo a 90. Ecco. Dicevo, schiaccio l'acceleratore così sono già a 90. Prendo la salita, scendo un pochettino. Farei quello che fa il cambio, se lo mettete in automatico con Scania Active Prediction. Accelero un pochettino prima della salita. E ci molla dopo. Cioè ci molla. Beh, io non è che ci mollo, perché sarebbe più economico mollarci. Ma io non lo faccio. Devo passare anche io. Infatti vedete, poi ti fanno passare. Però non lo puoi mai sapere, perché può essere che arriva quella volta che non ti vuole fermare. Non si vuole fermare e ti viene conto. Tante volte. E vi dicevo, sì, lui quando sei quasi in cima ci molla, così poi nella discesa dopo riprendi velocità. Cioè, io ci accelero prima per non perdere velocità e basta, non è che sono tanto studiato. Cioè, più che altro lo saprei fare anche col. Sicuramente con i sistemi elettronici consuma di meno, più preciso, ok. Lo saprei fare anche col piede, però non mi va di farlo, cioè non mi sta. Non voglio stare lì a pensare, ah, adesso c'è la salita così e 1 km, perché poi in discesa ne prendiamo due. Sì, dicono che alla lunga questo qui tipo fa consumare il una percentuale che non mi ricordo. Forse il 2% all'anno. Potrebbe essere tanto. Dipende quanti camion hai. Magari sei un camion, non te ne fai niente, ma sei magari già una decina di camion in un'azienda, il 2%, già tanto. Diventa già il 20% di tutti i costi, eh. Non lo so se ho detto qualcosa di sensato o no. Comunque andiamo verso Oslo, che facciamo prima. Qua ci sono. I 70, frena, 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 frena. Poi perché mi deve dare le multe prima della cosa? Io questa cosa la devo ancora capire. Cioè, lo so che lo dà prima, ma non c'ho l'abitudine. Cioè, lo so che me le dà prima, ma ogni volta me lo dimentico, nel senso. E poi non capisco perché me le deve dare prima dell'autovelox. Che fastidio sta cosa. Avrei potuto frenare con i freni, ma ho detto se ce la faccio bene, se non ce la faccio pazienza. Appunto abbiamo tanti soldi che volendo possiamo rifarci un camion al giorno. Adesso aspettiamo un pochettino. Ma avete detto ragazzi di fare un Iveco? Iveco. Io avevo qualche modo di Iveco, ma non ce n'è più qualsiasi nessuna che mi fa fare. Non ce n'è nessuna che mi fa fare il camion a rimorchio. Quindi purtroppo penso non potrò farlo quello. Qui qualcuno mi aveva consigliato di fare un camion a rimorchio Iveco. Per l'Italia ovviamente. Cioè, per l'Italia non so se me l'avevate consigliato o l'avevo detto io, comunque lo useremo in Italia. E non l'ho trovata, non ho trovato nulla. In teoria c'è quello di Capital, che va bene sui mezzi originali, però no, non è Capital, Fleming 5, Fleming V, però non mi va sinceramente di farlo quello lì originale. Se effettivamente gli Hecker, i Cast non, i Buck non sono tanto italiani. Anche gli NTM, però
sarebbe stato. Dove deve fare questo? Che andate a girare? Io ho detto arriveranno là, li rallentiamo un pochino più dopo, vabbè. Poi tra l'altro vedrei di fare una cosa simile. Quindi evitare di perdere il posto. Così risparmiamo su sospensione. Abbiamo uno scan S dietro che ci spinge. Penso che magari nella 1.32 potranno anche mettere gli Scania nel traffico, quelli next. Sarebbe bello vedere qualche punto, anche trasporto di quelli con la scorta a volte. Non così, cioè non così frequentemente, abbastanza raramente. Come diciamo adesso con quei regolari eventi stradali casuali lì. Più o meno così, sarebbe bello. Fatemi sapere la moto. Cioè una cosa del genere non c'è come moto, per farmi capire il discorso che facevo prima, quello che è passato. Ora io vorrei anche fermarmi di registrare, perché sono a buon punto e nella prossima puntata dubito che ci arriviamo. E qua cosa c'è? Mi ricordavo un tunnel che prima di entrare nel ponte ti ci potevi fermare solo all'altro. D'altra parte. Peccato che è notte, ora non si vede niente, che ora è mezzanotte e mezza. Qui è veramente bella la vista. Ora se l'uscita è qui, è sicuramente dall'altra parte. Quindi, cosa faccio? Mi ci metto anche se incontro mano o non mi ci metto? Mi ci metto tutto mano. Vediamo se la vedo in lontananza. Perfetto, eccoci qua, peccato che non abbiamo remorchio in tema davvero, ma se non c'è il carrello succede qualcosa di più decente. No, remorchio che c'è un po' meno, però sono inclinato verso lì. Io ragazzi vi ringrazio tantissimo per la visione, comunque ho notato che per accendere quelle luci là sopra, cioè a parte che si accendono anche con gli abbaglianti così, ma poi bisogna, per farli abbaglianti devi tenere le schiave girate. Quindi io vi ringrazio tantissimo per la visione, dato tutto, ciao a tutti.